insomma, alla luce di quanto è emerso in questi giorni, di quanto insomma, ha dichiarato anche la Very, che ha un po' congelato questa situazione a livello di organizzazione di rete ospedaliera, però il consigliere Cavallari rimarca comunque la scelta politica, la bontà politica di quel consiglio comunale congiunto, di quanto è emerso. Ma sicuramente sì, perché penso che la tematica della sanità non sia una tematica di diretta competenza del Consiglio Comunale, però poiché i consiglieri comunali sono rappresentativi di un territorio, abbiamo voluto, indipendentemente dalle nostre casacche, maggioranza e minoranza, presentare un documento in modo unico da proporre al Comune dell'Aquila, che ha a sua volta avuto dei problemi nel condividerlo, ma che poi siamo riusciti a trovare una quadra in questo Consiglio famoso. Credo che la nostra operazione politica, la ritengo anche di alto livello politico, sia servita a mettere in difficoltà la Regione, sia nella presentazione di questa riorganizzazione, ma sotto mille aspetti. E anche perché questa nostra azione, questa nostra vicinanza con gli amici dell'Aquila è servita a far capire che più del 50% dell'Abruzzo era unito in un'idea che forse era differente rispetto a quella della Very. La Very continua ad avere a barcamenarsi in una scelta di riorganizzazione che non è molto chiara, anche alla luce del decreto Lorenzin, che non prevede ciò che lei ha proposto, e quindi diciamo che per una volta forse la politica ha anticipato le scelte di un legislatore superiore rispetto a quelle competenze comunali che noi possiamo rappresentare.